Quest'anno abbiamo fatto una scommessa dopo l'anno di pandemia dello scorso anno e abbiamo voluto provare a rimettere in pista l'evento. Tanti ci hanno rinunciato perché chiaramente di fronte a tutte queste normative che cambiano, noi abbiamo avuto l'appoggio dell'amministrazione pubblica e delle varie associazioni trinesi e devo dire che ce l'abbiamo fatta. Sabato pomeriggio, che è ormai il nostro appuntamento storico, ha contato più di 350 motociclette. Noi abbiamo sempre il solito cliché che non cambieremo mai, quindi musica, street food e tanto divertimento. Quest'anno una nuova scommessa, che è quella della domenica mattina, è un incontro più tranquillo per gli affezionati della Federazione Motociclistica Italiana, però abbiamo aggiunto qualche chicca, tipo la musica dal vivo, che per noi non deve mai mancare, e ce la viviamo così.